Wouhou ragazzi e bentornati nel mio 906esimo giorno su Fortnite Salva il Mondo! Allora ragazzi, questo è semplicemente un video aggiornamento, poiché a 500 giorni dal mio login feci la stessa tipologia di video e oggi andremo a fare un resoconto annuale, perché ormai lo faccio una volta all'anno, e vedremo tutto il mio inventario, tutta la mia armeria e tutto ciò che riguarda il mio account su Salva il Mondo. Cominciamo dai progetti che vedremo molto velocemente tutti insieme. Innanzitutto, guardiamo le armi a distanza, quindi ci spostiamo sulle armi a distanza, e abbiamo una pistola mitica. Due lanciarazzi mitici, quindi uno percato in critico e uno percato in danni. Abbiamo la piaga del re della tempesta, apparizione, aquila calva, araldo della libertà, arco esplosivo, arco tubo vuoto, arco xeno, artiglio del drago, questo non è full perk poiché è legacy. Attacco degli Squali, Bazooka, Blackout, Blastotron 9000, Blitzer della Bufera, questo incorlucente fatto apposta per congelare i quanti più Smasher possibili, un altro Blitzer della Bufera questa volta per congelare gruppi di nemici, il Bobcat, un Bulldozer, Cacao 45, Cacciatore di Mezzanotte, la Canna Fumante, il Cannocchiale, il Cannonamento, il Cannone Immondizia Non Full Perk, Canto d'Amore, il Canto Funebre, il Cercatore in Indertech, la Cicuta il cigno, il colosso, il colpo d'istinto, colpo rapido fondatore, la mia unica arma fondatore, il deatomizzatore 9000, il deciblaster, il disintegratore Windertek, il dispositivo di lancio quadruplo, il dispositivo di lancio tubo vuoto, dispositivo di lancio v6, distruttore vindertek purtroppo non full perk, la doppia caldaia, il due passi, il duetto, l'eversore Vindertech, il frostbite, fucile d'assalto all'argon non full perk, il fucile di precisione al neon. Quello tubo a vuoto. Fucile pesante all'elio. Quello tubo a vuoto. Il fucile tubo a vuoto. Fulminatore a compressione. Fuoco del cavaliere. Fuoco drago. Furia del drago. Un Gammatron 9000 non full perk, ma che ho voluto comunque tenere. E un Gammatron 9000 full perk. Il Ground Pounder. Il gufo nottambulo. Laxow. L'idra, il ciclope non full perk, il doppio giochista, il jobber vocco anch'esso non full perk, il pulitore, il trinciatore di carta, l'intimidatore, l'istigatore, la polveriera non full perk, la trinità, il lanciapalle di neve, il lancia bowling, il lancia uova di Pasqua, il lancia Halloween, il lanciatore nobile, macchina da scrivere, Matt Candycorn, mini blastotron, mitragliatrice leggera al mercurio, mix scatenato, nota dolente, nubifragio. Obliteratore, piccolo aiutante di Babbo Natale, pistola al Krypton, pistola fantasma, pistola fulmine, plasmatron 9000, potere del drago, predone metallico, pulsar 9000, pulsar vindertek, il rasoio, il Rattata non full perk, il re dei ratti, la revolver tubo a vuoto, il ritmo battente, la ruba cuori il ruggito del drago, lo scagliaferraglia, lo scavafosse, lo schiantadiga, doppio schioppo finalmente, lo scoppiettatore, lo scudiero sincero, lo sciotto staccato, space invader, spargi zenzero, sparo manovella, spettro silenziato, spezza schiena non full perk, super trinciatore, tamburo nero, terminator, tigre non full perk, ultima parola, valvassore, vecchia bezzi, vendetta di jack, vendetta di Ralphy non full perk, Whisper 45, Woofer e rivolta fondatore. Queste erano tutte le armi comunque evolute al massimo della potenza, tutte quelle full perk ovviamente ci sono anche quelle non full perk perché non posso ordinare solamente quelle con le per coro. E adesso passiamo alle armi da mischia. Abbiamo allora innanzitutto due Furia del Re della Tempesta, una per combattere contro gli abietti, quelle Scaglia Buia, e una per effettuare il corno dello stesso Re Mitico con molta più facilità, quindi per cato in corlucente, senza livello critico perché utilizzo sempre il totale. Rock e i Waffer quindi doppia furia del re della tempesta, razziatore del re della tempesta, affettatrice di prole, affettatrice vindertec, albero di luce, amplificatore luminoso atomico, la l'assale, l'astromazza 9000, il caposlitta, il castigamatti, il contorciabietti, il corsaro, il demolitore a vapore, il dente del drago, falce al neon giù il microfono, doppio barone quindi uno con velocità di movimento mentre l'altro full corazza, il contendente, la maniera. Doppia lama spettrale, una percata con doppia velocità attacco e comunque percata incorlucente, mentre l'altra ha solo una velocità attacco e più danni critici. Lancia tubo a vuoto, notte silente, il polverizzatore, il pugna leone terzo, il pugno del drago, lo sbriciolatore, lo schianto surround, il ser lancellotto, la sottoterra, la spacca timpani, la spada al krypton, questa non è full perk poiché è legacy, la spada tubo a vuoto, non full perk, la squarciatrice supersonica, la tritta carne abietta, la volontà del guardiano, la zanna del drago e il terzo barone, questa volta un mix tra velocità di movimento e corazza. Il progetto è viola da utilizzare in quelle modalità dove non sono reperibili con molta facilità le attiva celle di energia, così andrò a sprecare solamente i marchi ingegneri rotanti che si trovano con molta più facilità. Le trappole invece raga sono pur sempre le stesse, abbiamo gli aculei ai muro, gli aculei di legno a terra, gli aculei retrattili a terra, le bordate, i campi elettrificati da soffitto, i dardi a muro, le dinamo a muro, i falò, i folgoratori, i pugni a muro, le luci a muro, le sonore, le pedane curative, la bitume, Doppio progetto dello sbalzatore, uno con una sola velocità di ricarica, mentre l'altro con doppia velocità di ricarica. La trappola a gas, la trappola a terra a griglia fiammeggiante, le antiaeree, le congelanti, i gommoni. E questo è un doppio progetto degli aculei a muro, semplicemente con l'ultima perk full perk, che mi serviva solamente l'aumento della salute edificio, da usare internamente, visto che comunque esternamente posso contare su di questa, no? Ok e questi erano i miei progetti A proposito di progetti vendo Mazzarazzi Forzville 3000 in quantità industriale Poi vi faccio vedere le nuove build che preferisco tenere già buildate Appunto per non sprecare tempo durante le missioni Innanzitutto subcomando Jonesy ovvero la build comunque della minigame infinita In sé è una build che mi piace veramente un sacco Questa è leggermente modificata da andare a utilizzare nei dungeon Infatti la perk di agile diciamo che comunque in missione prima non l'avrei mai utilizzata con l'arrivo dei dungeon invece ho preferito metterci una perk agile. Poi abbiamo una build con il costruttore, personalmente la utilizzo per andare a fare le missioni FK, ma anche per andare comunque a fare le missioni normali, con la differenza che quando vado a farla con un team, e quindi non vado a farla FK, sostituisco perk con per esempio Tora, piuttosto che cambio il vantaggio squadra, insomma, sapete come funziona, no? Il costruttore lo utilizziamo un po' per tutte le missioni, molte volte vogliamo fare la missione FK, molte volte con i danni, quindi la build va un po' a modificarsi nel corso del tempo. Questa in particolare è una build completamente FK ed è quella in assoluto che io preferisco. Poi la terza build è una un po' così, diciamo. La utilizzo maggiormente quando mi lancio negli scudi antitempesta degli altri che magari mi chiedono una mano per costruire, piuttosto che magari devo fare comunque qualcosa di veloce nella mia base. Comunque questa build è incentrata appunto sulla velocità di movimento e sul triplo salto per muovermi comunque molto rapidamente e liberamente nelle mappe negli scudi antitempesta delle altre persone. Poi la build con Luna Paleo. Anche questa è una build che comunque vado a modificare comunque in base alle armi che voglio utilizzare durante la missione, a modificare anche in base alla missione stessa molte volte. È l'unica cosa con Luna Paleo, ragazzi, non utilizzatela nelle missioni con le pozze acide, ecco. Poi abbiamo la quinta build che in genere è quella che utilizzo per fare i video, quella comunque dove vado a modificare senza comunque andare a impegnare questo slot per una build ben precisa. In questo caso vi ho messo Fiona. Fiona è il simbolo del mio canale. Poi abbiamo la build con Scorp Drago personalmente è una delle build che mi piace di più, semplicemente perché vado a metterci i tesori di Barba Blake. Quindi, con Scorch Drago, facendo lo Squash del drago bello ampio, riuscirete sempre a farmare i tesori di Barba Blake in qualsiasi circostanza. In genere, basta farmare il primo, che poi gli altri vengono da sé, no? Poi abbiamo la build con Cassandra Lynx, quella che personalmente utilizzo durante la sessione del re mitico. Questa è una build eh, diciamo che non è fatta per sopravvivere ma per poter carriare, per poter carriare e fallire il meno possibile. Innanzitutto con la mano mitica che vi ho fatto vedere prima in corlucente andiamo a utilizzare il totalmente rock perché quella mano mitica non ha il livello critico, attenzione ha solo perk di danni critici. Oltre al Totalmente Rock, comunque gli vado a mettere il livello critico di attrezzi, poi le due perche comunque del Totalmente Rock, i danni del dispositivo di lancio e la tuta antibomba. Personalmente mi trovo benissimo con questa build, e ovviamente non poteva mancare anche la mia versione del soldato per poter carriare è completamente identica a quella di Lynx solamente che appunto cambiamo Lynx con eh, Banshee Agente Speciale e poi abbiamo la build con Soti Fossile in questo caso la build è leggermente modificata per andare a utilizzare la lancia musicale che è una sinceramente delle armi che mi diverte di più su questo gioco e la build è leggermente modificata per essa e queste erano le mie 9 build anche se comunque tendo molto a variare eh? comunque intorno al mio novecentesimo giorno più o meno ormai è un mese che sono così sviluppate le mie build poi ragazzi vi presento i miei Difensori? Innanzitutto abbiamo Val. Questo è un difensore di un evento di San Valentino molto passato che purtroppo non è più possibile ottenere. E la sua particolarità sono appunto le perk. Comunque, abbiamo 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8. 8 difensori, non sono tantissimi, personalmente ne tengo 3 con la R, anzi in questo caso 2, 2 con la pistola, 2 con il cecchino, anche se comunque sto cercando un terzo con il cecchino che abbia comunque qualche perk abbastanza decente, però comunque per ora è così. Ecco abbiamo tutti i miei eroi ragazzi, senza che ve li sto a far vedere tutti andremo semplicemente a contarli, tutti quelli al 130 e vedremo quanti sono. In colonna abbiamo 8 figure, per quante righe sono 1, 2, 3, 4. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 22, 22 per 8. La risposta è 176. 176, 177, 178, 179, 180. Abbiamo 180 eroi al 130. Tutti con differenti perk Le squadre di supersiti invece ve le ho fatte vedere con un video apposta Adesso anche questi li vedremo molto velocemente Allora tutti quelli ovviamente oscurati sono inseriti nelle squadre Quelli non oscurati non sono inseriti nelle squadre Semplicemente anche qui se andassi a riciclare tutti questi supersiti mi prenderei un casino di risorse Come potete ben vedere Torniamo sull'armeria e vediamo insieme zaino e deposito Abbiamo queste armi craftate e queste armi da mischia, munizioni ok, queste sono tutte le mie trappole e questi sono tutti i miei materiali. Sto finendo le viti, adesso è il turno del deposito, eccolo qua il mio deposito, vediamo quanta roba c'è. E queste sono le mie risorse. Vediamo cosa ci rimane. Abbiamo 1455 flussi leggendari, 17800 stravantaggi leggendari, 2 voucher rimanenti. Quasi 4.000 flussi epici, 5.550 frammenti di tempesta, 5.700 fulmini in bottiglia, 4.000 occhi della tempesta, quasi 10.000 pura gocce di pioggia, 27.000 stravantaggi epici, 8.000 biglietti che ormai non penso che spenderò, 4.000 flussi rari, 73.000 di oro, 41.000 stravantaggi rari, poi abbiamo 538 incrementi PE e 481 incrementi PE per i compagni di squadra, 44.000 stravantaggi non comuni, 6.000 designarmi, 22.000 trappole, 1260 mini lama, 16.000 manuali d'addestramento 161 milioni di eroe, 114 milioni di progetti 81 milioni di piè superstiti, 37.000 rivantaggi, 50.000 strafulmini, 40.000 strafuochi e 42.000 strageli. E niente ragazzi, questo era il mio video aggiornato sui miei 900 giorni di login su Salva il Mondo. Allora vi dico che se questo video riesce a raggiungere 1000 like, farò anche il video. Sul mio armadietto di Battle Royale Ecco non è una cosa che ho mai fatto Ma siccome abbiamo comunque avuto L'implementazione dell'armadietto di BR Anche su Salva al Mondo Vorrei rendervi partecipi di quello che è Il mio armadietto della Battle Royale Per oggi il video termina qui Mi raccomando se avete curiosità Se avete visto armi che vorreste vedere in qualche video Fatemelo sapere qua sotto con un commento Io vi ringrazio della visione E noi ci vediamo con il prossimo episodio Bella bella e grazie per i 900 giorni insieme